è che noi abbiamo l'impressione, guardando un orizzonte europeo, abbiamo l'impressione che mentre era chiaro che aprire un discorso col potere perché avvenisse un riconoscimento del fatto che l'innovazione pone drammatici problemi di responsabilità, ecco, aprisse verso la preoccupazione di gestire responsabilmente l'innovazione. Mentre si ha l'impressione che paradossalmente un certo disimpegno rispetto alla fase 2 del discorso. Ecco, io volevo solo dire che noi siamo convinti invece che nella fase 2 bisogna entrare, ecco, e che qualora l'UE non mostrasse una perdita di sensibilità in questo discorso, sarebbe bene che chiunque, tutti noi insieme o separati, ci ponessimo il problema di come si può surrogare le metodologie che invece avevano consentito di riflettere sui temi che sono stati i temi della vostra riflessione. Certo, era molto, non dico comodo, ma insomma era indispensabile avere un referì come la Commissione su un tema così impegnativo. Però io credo, anche di fronte alla congiuntura politica, parlavo oggi con un paio di parlamentari europei, io credo che non si può mollare il tema. Cioè, voglio dire che una considerazione di cosa sta succedendo in Europa, e in Italia in particolare, ma credo che il problema non è soltanto italiano, dice che se diciamo, le forze politiche non, e istituzionali non fanno qualche passo nella direzione di trovare i modi di controllare gli incrementi di potere che l'innovazione sta costruendo, no? Il rischio sia molto elevato, perché se, voglio dire, se dovesse, diciamo, un potere accresciuto sfuggire di mano alle forze, diciamo, democratiche, fatalmente finirebbe, diciamo, nella concentrazione di potere con tutto il pericolo che quello comporta. Io questo, che forse è un tema che in qualche modo è solo tangente alle vostre preoccupazioni, però lo farei presente, perché almeno qui da noi ci stiamo accorgendo che in fondo questo urlo di insoddisfazione che abbiamo visto negli Stati Uniti, che abbiamo visto in Brasile, che abbiamo visto il 4 marzo da noi, no? Beh, in qualche modo è collegato al fatto che il potere che dovrebbe essere responsabile della rappresentanza degli interessi che sono stati compressi, no? Non è stato capace di produrre, diciamo, degli accorgimenti responsabilizzanti. Cioè, voglio dire, è chiaro che sì, è chiaro che se il capitalismo produce una crisi delle banche, certo, bisogna occuparsi delle banche, ma bisogna anche occuparsi di quelli che magari per l'insipienza delle banche hanno perso tutti i loro risparmi. Ora, vedere che tutta l'interesse politico si concentra per ripristinare il funzionamento di un sistema che scricchiola e che ha prodotto degli errori, questo non rende credibile la situazione. Quindi l'idea è che questo è un tema da proporre in sede europea, però è un tema da tenere vivo nella società civile, anche se la burocrazia europea mostrasse di non volerlo più coltivare. Come? Non lo so, no? Sono perfettamente convinto che questo sia wishful thinking, però diciamo, il pensiero viene anche dopo il desiderio, cioè non è che perché un pensiero è stato desiderato non continui ad essere un pensiero. Quindi
un ringraziamento, ma per in un certo senso anche l'invito a what comes next.